ragazzi, benvenuti a questo back off stage nella meravigliosa location della Beach Club di Milano. Siamo in compagnia di... chi è questa, Alberto? Allora, la chiamano Giulia, la chiamano Olivetti, credo che lavori in un supermercato. Ma no, la nostra conduttrice di Freedom Dance. Vuol dire qualcosa, Giulia? Io vi uccido, ragazzi. Fuori dopo. Giulia ci aspetta fuori, ma noi siamo impegnati, non possiamo fare queste cose. Però vorrei presentarvi invece la nostra troupe, i ragazzi che lavorano per Freedom. Molti di voi pensano che girare una produzione come questa sia facilissimo, ma dietro le quinte ci sono delle figure fantastiche che si fanno veramente una schiena così per farvi godere anche a voi di questi meravigliosi momenti. E tra questi c'è Alessandra. Ciao belli. Cosa fa Alessandra in Freedom? Che me lo chiedo sempre, che sta sempre in ufficio a fianco a noi. Cosa fa? No, lo so, faccio cose, vedo gente. Fa cose, vede gente. Allora, dalla sua incredibile dialettica deduciamo che è un'autrice. Cos'altro potrebbe essere? Ciao, che cosa vuol dire per te Freedom? Ma guarda, la libertà, soprattutto, cioè, io mi ricordo soprattutto una scena di un film Free Willy, soprattutto quello mi ricorda me, Freedom è questo, l'orca che salta gli scogli. Ah, pensavo parlasse di un delfino, ma era un'orca, benissimo. Ho visto un'altra protagonista di Freedom, e lì dice di avere il doppio mento, ma in realtà non c'è, è Chiara Lotti! Lei coordina, prende i contatti, chiama gente, fa robe, insomma, come l'autrice di prima. Non ha il doppio mento, sono due menti che sono rimasti attaccati per sbaglio. Ma in realtà è una sua fisima dalle riprese di oggi. È una bellissima donna, è fidanzata con un ragazzo indie, però è comunque disponibile, sembra. Facciamogli dire qualcosa, facciamogli dire che cosa pensa di questo programma e della 422, la casa di produzione di Freedom. Sono tutti pazzi e non poteva venire meglio di questo, da dei pazzi. Ciao. Sandra, come stai? Bene, bene. Che cos'è per te Freedom? Un programma. Non ce la fa, non ce la fa. E cosa devo dire? Se non ce la fa, non ce la fa. Questa sera tra i vari ospiti ce n'è anche uno con cui stiamo girando una trasmissione nuova, un nuovo format. Lui si chiama Alessandro, è un grandissimo conquistatore di donne, ma le conquista con delle tattiche particolari, vero Alberto? Molto particolari, così particolari che si dice non se ne accorgano, però forse funziona e oggi noi lo metteremo alla prova. Ciao Lorenzo, ciao a tutti, che cosa mi tocca fare per campare anche stasera? La trasmissione tratterà del nostro grande Alessandro che fa il maestro di conquista. Di sicuro con lui le ragazze crollano veramente ai piedi dei suoi allievi. L'astronave che è parcheggiata qua fuori, è vostra? Siete due marziane, non ne avevo mai visto due ragazze venire da un altro pianeta così come voi. No però! Come potete vedere, il Dr. Lover non finisce mai, non sbaglia mai. Il Dr. Lover è fighissimo, io non trovavo da 45 anni. Ora ho provato con mia nonna, è fantastico. Lo dovete provare, ragazzi, lo dovete provare. Allora, i primi due cocktail fantastici della serata, non come la caipirosca che abbiamo bevuto prima. Ti ricordi la caipirosca di prima? Era veramente rivoltante. I primi due cocktail belli e buoni, speriamo, di questa serata ci dà questa ragazza, alla quale vogliamo chiedere una cosa, perché lei sulla sua testa ha un video. Ha un video bellissimo che raffigura due persone bellissime. For two nights about a video, and this video is in an impossible position. Have you seen a video tonight? Yeah, yeah. You don't know us. You don't know us. Yes, but the television is here.
We are here for all the time. From how many times you work here in Italy? 1 year. 1 year in Milan or in other parts? How is the life in Milan? So say cheers and enjoy Freedom TV. Prima di spegnere la telecamera, questo brindisi lo volevo dedicare anche a Colt, che sta lì dietro, che lo potete vedere in altri video del nostro simpatico backstage. Alla tua, Colt, sì. Evento live di questa sera, l'avevamo lasciata in compagnia di due bellissime ragazze, però le sorprese non finiscono. Abbiamo abbandonato, abbiamo trasportato le nostre telecamere a vedere un po' il popolo della notte e lui intanto ci ha riservato altre sorprese. Perché Alessandro, tu cosa hai fatto? Ho il numero di telefono di una bella ragazza ed erano in tre. Com'è il numero? Il numero è molto invitante, ma non posso... Ai nostri amici a casa che si vogliono divertire, che numero devono comporre, scusami? Il numero di Dr. Lover. Ti sei cuccato da solo! Ve lo dirò nella prossima puntata, ragazzi, dovete aspettare. Ma com'era lei, com'era lei? Era una donna fascinosa, matura, ma interessante. Allora, perché noi possiamo mantenere la stima che abbiamo di te? Era sotto i 65. Sicuramente. Dottor Lover spacca. Dottor Lover è un grande, noi adesso lo lasciamo di nuovo alla notte e speriamo di ritrovarlo fra un'oretta con un altro numero di telefono. Allora ragazzi, sono con Stefano, detto Colts, che si bulla, così mi dicono, di aver girato il film dei Simpson, non il cartone animato. Allora Stefano, raccontaci un po' questa cosa qua dei Simpson, che neanche io lo so. Guarda, innanzitutto non mi bullo ed è verissimo, io ho girato l'ultimo e nuovissimo film dei Simpson e non è un cartoon, è una famiglia reale, esistono sul serio. Ma dove, quando, come, perché? Ma ovviamente in quella fantastica città che è Springfield, dove noi tutti un po' vorremmo abitarci. Tu sei stato là? Beh, ovviamente sì, ovviamente sì. Ok, qui alla festa di Rai 2 per il nostro Freedom andiamo di shutter basso. Shutter basso cos'è? Una maniera di avere la luce quando la luce non c'è. Vedete le immagini un po'... Però no problem, perché pur di avere lo shutter basso e un drink riusciamo a vedere le... Lette? Ronze. Amiche della grande Giulia. Che è passata da fare la fruttivendola all'Esselunga alla conduzione di un programma su Rai 2. Direi che è veramente una carriera folgorante. Allora, sperando che non ci rovini troppo per quello che diciamo su di lei, gli lasciamo la linea. Allora, se decidete di uscire, ubriacarvi, bere, cosa che non si deve fare, almeno scegliete uno a sera, fate a turno e non bevete, mi raccomando. Quello che ha deciso di non bere per quella sera, almeno che guidi la macchina e non faccia succedere disastri sulle strade.